Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia quale partner della nuova Alitalia. Il gruppo abruzzese Toto non è stato invitato a far parte della cordata di nuovi soci della compagnia di bandiera. Timori per il futuro dei voli all'Italia tra Pescara e Milano Linate. C'è il rischio che possano essere soppressi gli effetti sull'economia abruzzese. Cambiamo argomento. Alitalia dentro Atlantia, la società dei Benetton, fuori invece il gruppo abruzzese Toto, che non parteciperà alla cordata di nuovi soci della nostra compagnia di bandiera. Il punto con Anna Trebbi. Oltre 4 ore di consiglio di amministrazione per esaminare con attenzione le 4 offerte per l'operazione all'Italia, poi Ferrovie ha fatto la sua scelta, Atlantia. Sarà dunque la holding dei Benetton, che controlla Autostrade per l'Italia e anche gli aeroporti di Fiumicino, il quarto partner impegnato nel rilancio dell'ex compagnia di bandiera. Il nuovo azionariato sembra dunque completo, con la capofila Ferrovie al 35%, il Ministero dell'Economia al 15% e Delta Airlines con il 10-15% subito, poi forse di più. Scartate le offerte giunte dal gruppo Toto, che in passato aveva guidato Air One, dal patron della Lazio, Claudio Lotito, e da quello della colombiana Arianca, di Germán Efromovic. Adesso si passa alla fase 2, subito al lavoro con i partner individuati per condividere il piano industriale e gli altri elementi dell'offerta, inclusi gli aspetti occupazionali, scrive Ferrovie in una nota, mentre il ministro dello sviluppo Di Maio parla di grande risultato. Abbiamo posto le basi per il rilancio di Alitalia, scrive su Facebook, ma non canto vittoria prima di vedere le carte e un serio piano industriale. Avevamo ereditato una situazione disastrosa, prosegue, siamo riusciti a trovare una soluzione. Ma, sottolinea, sia chiara una cosa, niente e nessuno cancellerà i 43 morti del Ponte Morandi, quindi sulla revoca delle concessioni andiamo avanti. Sommessa la reazione del gruppo Toto, prendiamo atto della decisione di Ferrovie, ma restiamo convinti della bontà della nostra proposta. Più entusiasta la Filt CGL, che dice finalmente, ma aggiunge ci aspettiamo quanto prima una convocazione al Ministero dello Sviluppo. E ora ci colleghiamo con Omar Reda all'aeroporto di Pescara. Lui e i suoi ospiti ci aiuteranno a capire che impatto avrà sul sistema turistico abruzzese questa nuova Alitalia e le ragioni per cui il gruppo Toto ne è stato escluso. A te la parola, Omar. Sì, buongiorno Giorgio, siamo qui a Pescara all'interno dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Abbiamo qui con noi Enrico Paolini, il presidente di Saga, la società che gestisce Calo, e Stefano Cianciotta, che è il presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni. Il futuro dell'aeroporto, ovviamente, il futuro di Alitalia è ovviamente un tema che riguarda da vicino l'aeroporto. Presidente, io le chiedo subito, quale potrebbe essere l'impatto della nuova Alitalia sull'aeroporto? Ma ci auguriamo che sia un impatto molto positivo, intanto perché l'Alitalia avrà il vantaggio di avere grossi capitali pubblici tra i nuovi soci, in sostanza tra Ferrovie dello Stato, Ministero e diciamo così, gli altri soci abbiamo un capitale pubblico che si riversa. Quindi insieme al capitale mi auguro che assumano anche doveri verso gli aeroporti, verso il trasporto pubblico. Noi siamo un piccolo medio aeroporto internazionale e contiamo molto sul fatto che il nuovo piano industriale dell'Alitalia rilanci questo modello aeroportuale, per esempio con una linea su Roma. A proposito di nuove linee e di nuove rotte, lei in passato ha precisato più volte di voler puntare su dei grandi hub, ma rimanendo in ambito nazionale, c'è veramente il rischio che, di una soppressione della tratta Pescara-Milano-Linate? Ma io mi auguro di no, ho letto qualcosa del genere in un'ipotesi di piano industriale che era un piano industriale da spending review, cioè entra un privato, vuole risparmiare dei soldi in Alitalia e taglia un po' di rotte. Siccome qua in realtà la maggior parte dei capitali sono pubblici, sarebbe veramente il colmo se si tagliassero rotte come queste nostre. Io mi auguro di no, mi batterò allo stremo perché non avvenga, anzi chiederò all'Alitalia di raddoppiare e triplicare le rotte su Pescara e l'Abruzzo. Presidente Cianciotta, dalla cordata è rimasto fuori l'abruzzese Toto. A suo giudizio, sulla base di quali elementi Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come partner? Ferrovie dello Stato cercava un partner robusto, l'ha trovato in Atlantia, probabilmente in primis perché gestisce già l'aeroporto di Fiumicino, che è l'hub principale nel quale peraltro Alitalia negli ultimi anni si è consolidato. Secondo me è un dato significativo perché Alitalia purtroppo ha rinunciato negli ultimi 5 anni a avere una presenza significativa sull'aeroporto di Milano, il che ha significato sostanzialmente uscire fuori dai grandi traffici europei. Quindi da una parte c'è una
giustificazione legata appunto al rapporto con Atlantia, una seconda motivazione anche di contiguità, se volete, finanziaria, perché Atlantia è uno dei partner italiani di Generali e quindi con l'advisor dell'operazione Mediobanca aveva già, come dire, dei rapporti avviati. E poi certamente anche Atlantia stessa, che ha presentato l'offerta soltanto 3 giorni prima la scadenza, ha ritenuto utile farlo proprio in virtù del motivo di preservare l'aeroporto di Fiumicino, dove non solo Atlantia gestisce in modo, secondo me, anche positivo lo stesso hub, ma nel quale in qualche modo è l'headquarter di Alitalia. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti e restituisco la linea allo studio.